Salve, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi parlerò di autolesionismo. L'autolesionismo in adolescenza si potrebbe definire come una forma di aggressività autodiretta atta a scaricare e svuotare una sensazione di pieno malessere interiore che può essere legato a situazioni personali o interpersonali. È un fenomeno comportamentale già ampiamente trattato e discusso in letteratura anche molto tempo fa. Ha radici ampie e molto profonde nelle persone, nella società, nelle diverse culture e religioni. Ma negli ultimi anni questo comportamento pare abbia assunto connotazioni un po' differenti. Difatti, la diffusione delle immagini e dei video degli atti di autoferimento attraverso la rete e i social funge da rapido veicolo contenitore e amplificatore per le nuove generazioni di adolescenti. Questi luoghi del virtuale raccolgono l'espressione di una collettività che vuole restare invisibile, ma che cerca la visibilità e che si serve del mezzo virtuale per trovare altri simili e limitare così la solitudine che spesso caratterizza questo comportamento. L'autolesionismo è molto diffuso anche in Italia. Il catting, che è la definizione anglofona, è la forma di autolesionismo più comune, che si manifesta nei giovani tra i 12 e i 22 anni e consiste nel tagliarsi con lamette, con coltelli, con pezzi di vetro, con chiodi. L'autolesionismo in generale si caratterizza quindi per la volontà di procurarsi un dolore fisico, dei danni fisici ed è in grado spesso e volentieri di procurare del sanguinamento, dei lividi, quindi dei segni sul corpo. Questi comportamenti non sono necessariamente legati a tentativi di suicidio o al desiderio di togliersi la vita, ma possono in alcuni casi, in pochi casi, essere dei fattori di rischio per il suicidio. I dati non sono molti, ma si stima che in Italia siano circa 200.000 i giovani, nel 90% ragazze, che praticano il catting, che è la forma di autolesionismo, come detto prima, più comune. Ma ne esistono diverse, per esempio l'autoferimento, indica più in generale comportamenti volti al danneggiamento del tessuto corporeo, che possono andare da tagli fino ad arrivare alle bruciature anche. Inoltre, gli adolescenti con comportamenti autolesionistici, soprattutto se ricorrenti, mostrano con maggior frequenza rispetto agli altri dei comportamenti a rischio che possono essere legati, per esempio, a delle dipendenze e all'abuso di alcol, all'abuso di farmaci, per esempio. Gli ultimi dati ci dicono che l'autolesionismo non suicidario colpisce tra l'1,5% e il 6,7% dei bambini e degli adolescenti che non hanno, che non mostrano e che non hanno mai mostrato disturbi psicologici o psichiatrici particolari, mentre invece negli adolescenti che avevano dei pregressi disturbi psichiatrici o psicologici, questi episodi che possono essere singoli o ripetuti, specialmente nel corso di questo periodo pandemico, sono aumentati del 50 del 60%. Nella maggior parte dei casi, gli atti di lesionismo non possono, cioè possono svanire con l'età, ma sono più del 30% dei ragazzi che rischiano poi di cronicizzarsi. La maggioranza dei ragazzi che lo praticano è di sesso femminile, come detto prima, è iniziato a tagliarsi la prima volta in un'età compresa tra i 12 e 13 anni e i 16 anni e in genere soltanto il 15% di questi ragazzi chiede aiuto. Negli ultimi anni, purtroppo, con lo svilupparsi rapido delle tecnologie social, in particolare in questi 2 ultimi anni di pandemia, tra i giovanissimi il trend è in forte aumento e anche a causa purtroppo dell'emulazione che praticamente avviene attraverso la propagazione di immagini sui diversi social che possono agevolare inevitabilmente la visibilità del fenomeno. La motivazione alla base dei comportamenti,
di autoferimento tendono ad essere attribuite dalle persone che praticano questo tipo di comportamento a cause legate a diverse situazioni che potrebbero essere legate sia a cause intrapersonali che interpersonali. Cioè, spesso si possono ricorrere, per esempio, a comportamenti autolesivi nel momento in cui avvengono conflitti con figure importanti e molto significative della propria vita, come familiari, dei partner o degli amici. Quindi le motivazioni potrebbero ricercarsi nella difficoltà nel regolare e gestire un certo tipo di emozioni, fermare quelle sensazioni di vuoto, di l'incapacità di reagire a situazioni complesse molto stressanti, molto più grandi di loro. Difatti, chi si autoferisce spesso racconta di sentirsi senza speranza e senza via d'uscita, oppresso da situazioni negative e spesso e volentieri possono sentirsi vuoti, raccontano inoltre di sentirsi molto ansiosi e depressi e quindi possono ricorrere all'autoferimento proprio per provare a gestire questi momenti e queste emozioni, questa assenza di emozioni oppure la presenza di emozioni molto, molto forti. Pare infatti che questo gesto e l'atto in sé per sé riesca in qualche modo a congelare e a fermare queste emozioni così forti, ma la sensazione di sollievo e benessere è molto limitata. L'equilibrio è mantenuto infatti soltanto fino alla crisi successiva e pare insomma che questo tipo di comportamento abbia caratteristiche simili a quelle tipiche, diciamo, di una dipendenza e quindi è necessario comprendere a fondo il problema e il fenomeno e fornire informazioni chiare sui comportamenti autolesionistici alle famiglie, ai ragazzi, nelle scuole, principalmente sul significato che viene attribuito da chi li mette in atto. Infatti, spesso e volentieri bisogna agire pure sui diretti interessati. Intervenire in modo preventivo su questo comportamento potrebbe rivelarsi infatti molto molto utile ed essenziale, soprattutto nella fascia d'età compresa tra i 12 e i 16 anni, che è la fascia, diciamo, più sensibile all'esordio di questo tipo di comportamento. È importante, inoltre, in tali casi cogliere i segnali caratteristici che ci sono nei ragazzi e che ne soffrono e predisporsi all'ascolto, alla comprensione e all'empatia. Cercare di dar sostegno piuttosto che stigmatizzare e inorridire oppure sminuire questo comportamento e quindi chiedere aiuto ad un esperto. Il sostegno psicologico e la psicoterapia, infatti, per questi ragazzi, ma anche per le famiglie, possono risultare fondamentali, davvero, davvero fondamentali. Bene, per oggi abbiamo finito. Bene, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Vi lascio con il motto del nostro canale: finisce bene quel che comincia male. Alla prossima!